Per fare la ricotta abbiamo bisogno di latte, sale, fuscelle e come caglio vegetale io uso il limone. Prendiamo una pentola, mettiamo il nostro latte. Accendiamo il fornello e facciamo riscaldare. Aggiungiamo un pizzico di sale. Io non uso molto sale, poco. Mescoliamo. Avete visto? Erano 2 litri di latte ed io ho usato un terzo di cucchiaio di sale. Ad un certo punto, circa 3-4 minuti dopo, a fiamma alta, io preferisco andare a tastare con il dito e praticamente sì, ha raggiunto circa 35 gradi. Ci metto un po' di limone, lo spremo direttamente sopra. In questo caso, perché erano 2 litri, un mezzo limone scarso andrebbe già bene. Mescolo lentamente. E continuo a far riscaldare. Si incominciano a vedere i fiocchi. Ne Ad un certo punto, vedete? Incominciano a fare delle fessure, praticamente dove la ricotta, è vero il siero, ha bisogno del suo sfogo. Andiamo a toccare leggermente, vedete? E la ricotta sta venendo. A questo punto trasferiamo la nostra ricotta in fuscella. Ed ora andiamo ad assaggiare. Ancora calda è migliore. Buona, squisita.